Solo. Ed eccoci finalmente all'appuntamento con Emma Bolino, che salutiamo. Buongiorno Emma. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Abbiamo appreso dai giornali della tua domenica di ieri indirettamente, perché quanto accaduto a Riyadh Sì. ha una volta tanto portato ad interpellare te, visto il tuo impegno da diversi anni su quel fronte. Che dire, allora sono spiragli. Però non, che non vanno ovviamente né sottovalutati né presi come elementi definitivi. Però, e visto dal nostro punto di vista, può anche sembrare poco, ma chiunque abbia mai vissuto Riyadh o ha messo mai piede in Arabia Saudita o sia un po' familiare con quel mondo, invece si rende conto di cosa questo voglia poter dire. E io sono molto d'accordo con la professoressa Tuna Alfassi, che peraltro ho sentito ieri e che è stata una persona che ha molto seguito molte conferenze di Non c'è pace senza giustizia nel mondo arabo e che era in contatto con Rola Dasti, l'altra nostra amica che è stata la leader, insomma, della campagna per il voto alle donne in Kuwait ottenuto qualche anno fa. E Atun, giusto appunto, diceva che è chiaro che non si può volere molto di più, si deve volere molto di più, ma che questo annuncio, magari necessitato da comunque delle scadenze, apre un minimo di spiraglio, di agibilità politica per chiedere di più e altro. E quindi io condivido molto questa analisi. Poi la monarchia l'avrà fatto per salvarsi, ma altri per salvarsi sparano sulle folle, Certo. per la verità, oppure perché non ne poteva fare a meno, oppure beh, per qualunque motivo. In ogni caso, io sono sicura che le nostre amiche dell'Arabia Saudita saranno veramente capaci di forzare questo spiraglio e di trarne tutte le possibilità e tutti i benefici. Ed è anche giusto che alcune non siano soddisfatte, ovviamente, ma neanche Atun è soddisfatta, è solo contenta, che sono due cose diverse, ed è giusto che chiedano molto di più e che mettano anche in evidenza la questione, che magari è solo così un annuncio, i pericoli, eccetera. Però credo che la cosa migliore che potranno fare, mi sembra che hanno deciso di fare, è quello di lavorare su questo spiraglio, appunto per allargarlo, per farlo diventare una porta aperta non solo per questi diritti, che comunque sono diritti importanti, sono diritti di riconoscimento, di cittadinanza, ma immediatamente per lavorare, per chiederne altri, e non solo per le donne, ma per una situazione più aperta. Quindi, ripeto, l'ho definito uno spiraglio e penso che sia una definizione giusta, e da questo spiraglio, da questa minima apertura, penso che per le donne che ci hanno lavorato tanto a Riyadh, a Jeddah e non solo, davvero è una possibilità, insomma, per lavorare su questa apertura e chiedere di più e meglio per tutti. Ma intanto dal punto di vista della politica europea, in questi giorni si sta toccando con mano quanto le tue analisi, le analisi dei radicali sull'assenza di una politica appunto europea comportasse dei rischi che stanno emergendo tutti uno dietro l'altro in modo impressionante e soprattutto che rischi che fanno tremare e fanno paura. La Germania ha un appuntamento molto importante nel proprio Parlamento questa settimana per l'approvazione del Fondo Salva Stati già licenziato. Adesso se ne parla, si parla di un nuovo progetto da 3.000 miliardi di euro a margine del Fondo Monetario Internazionale, dell'Ecofin, se ne è parlato. E il momento qual è, Emma? Beh, il momento è credo, un momento tipico, quando non di fronte ad una. Innanzitutto che l'entità della crisi, la sua possibilità di contagio, eccetera, eccetera, è stata negata da tutti quanti. E perché o non l'hanno vista venire oppure perché faceva comodo negarla. E nel frattempo l'Europa ha proceduto con degli strappi al trattato e anche allo statuto della Banca Centrale per far fronte
alle diverse esigenze. Oggi siamo in una situazione in cui, insomma, banalmente si può dire troppo poco e troppo tardi. Ieri alla conferenza di Pontignano, su un incontro italo-inglese, c'era la ministra dell'istruzione, già commissaria, Anna Diamantopoulo, che diceva: certo è colpa nostra, certo la situazione è difficile, però è anche vero che è difficile se ogni giorno c'è una dichiarazione di qualche esponente di spicco a livello nazionale o a livello comunitario che dice: ma la Grecia farà default, è meglio che faccia default, eccetera eccetera. In queste condizioni è chiaro che è molto difficile trovare qualcuno che voglia venire a investire in Grecia, di tutta evidenza. Quindi credo anche che la verità vera è, cioè, che il default della Grecia certo avrà ripercussioni, per esempio, sulle banche tedesche e francesi, che sono peraltro imbottite di prodotti insalubri, come vengono chiamati, non sarà certamente utile. Per cui la crisi è veramente una crisi imponente, e credo che paghiamo il prezzo di aver voluto mantenere una moneta senza però uno Stato, sostanzialmente, o un ministro del Tesoro. Ma io dico di più, perché la credibilità di una entità si gioca ormai nel mondo globalizzato anche attraverso una politica estera comune, una politica di difesa comune, non solamente attraverso una moneta comune. E quindi l'azzardo di avere una moneta senza dietro uno Stato, che non è mai esistita in nessun momento della storia, a livello mondiale, oggi lo paghiamo con una grandissima difficoltà a livello di leadership politica, intanto di dire ai propri elettori di parlare il linguaggio della verità. Per esempio Germania ed altri, è sempre solamente la storia, paghiamo le pigrizie, diciamo, dei paesi più Grecia, Italia e quant'altro, senza però dire, però questo è anche vero, però è anche vero che la zona euro, il mercato comune, noi tedeschi siamo stati i primi beneficiari anche in termini di esportazione, e che le nostre banche in realtà andrebbero a capofitto altrettanto. Sicché la strada che indicavamo da tempo come radicali, come federalisti, e cioè di un passo decisivo verso, appunto, poi l'abbiamo scritto, la federazione leggera, tutto questo è rimasto piuttosto inascoltato, e ognuno a casa sua raccontava che il proprio paese era un paese sano, che il problema erano gli altri, a partire da Tremonti, diciamo, appunto, eccetera eccetera eccetera. Oggi non mi pare che la questione si stia rivelando in questi termini, e quindi non aver parlato il linguaggio della verità ai cittadini certamente non ha aiutato neanche Angela Merkel in termini di consensi, per esempio. Però diversamente che da noi, forse per una responsabilità di leadership finora non esercitata, ma che in qualche modo spetta la Germania come paese più grande e più forte, in Germania, dicevo, si è finalmente aperto un dibattito molto serio, e secondo me anche molto salutare, su che cosa vogliamo che l'Europa sia, perché, insisto a dire, adesso magari le dimensioni non sono più quelle, ma ho insistito a lungo a dire che la crisi dell'euro era una crisi soprattutto politica, prima ancora che finanziaria, perché effettivamente la dimensione, e comunque, per quanto grandi siano i numeri, sono ancora veramente una parte abbastanza marginale dell'output complessivo per quanto riguarda l'Unione Europea. E dicevo, a questa conferenza che ho seguito, in cui c'è stata una parte anche molto importante sul debito pubblico e democrazia, tornando al nostro paese, le ricette che venivano proposte da personaggi di varie e diverse provenienze, da Mario Monti piuttosto che da Profumo, piuttosto che da Giuliano Amato, per quanto riguarda il nostro paese, poi gira e gira, sono sempre le stesse. Ma il problema è come si crea un consenso su queste cose da fare a livello nazionale, e poi anche una discussione a livello europeo, che appunto è: cosa vogliamo che l'Europa sia?
perché per salvare l'euro bisogna salvare l'Europa e il progetto europeo. Ora, il progetto europeo è fermo da... e quello che sta in mezzo tra la crisi e la sua soluzione è esattamente il ritorno dei nazionalismi, in una specie di revival che ha avuto apici molto importanti in questi ultimi 2 anni, diceva Pannella, ce l'ha detto tanto tempo, che a forza di costruire l'Europa della patria sarebbero andate a sfracassarsi anche le patrie, e infatti così sta avvenendo per la mancanza di coraggio di non avere immediatamente, forse capito, ma certo non attuato, che la crisi era molto prima politica piuttosto che economica finanziaria. Ma proprio su queste posizioni si fa. No, faccio un esempio così vi spiego. Tu guardi i numeri e poi prendi gli Stati Uniti. Siamo messi meglio, diciamo. Stiamo messi meglio degli Stati Uniti. Siamo messi meglio. Certo. Da tutti i punti di vista, se ci guardiamo come un'entità unica europea. Peccato che ovviamente gli Stati Uniti, essendo un governo federale, poi ha un ministro del tesoro, poi ha delle politiche che può fare, oltre che una politica estera di difesa e quant'altro, e a nessuno viene in mente di mettere in discussione il dollaro. Da noi invece, proprio perché manca questa architettura di tipo federale, una serie di problemi finanziari anche gravi, ma certamente risolvibili in puri termini finanziari, comporta invece la messa in discussione non tanto e non solo dell'euro, ma del progetto europeo.